Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi reagiremo alle video di DF, ma con... Scusate se ho un po' la voce del maialino che ho raffreddore. Ma con riproduzione, cioè con velocità di riproduzione diverse. Quindi ad esempio metto modalità di riproduzione, aspettate, metto velocità di riproduzione 0,25x, vuol dire che andrà pianissimo il video. 2x velocissimo, 1,75 un po' meno del velocissimo, 1,5 veloce, 1,5 un pochino più veloce del normale, 0,75x meno del poco meno del normale, 0,5 meno del normale e 0,25 molto meno del normale, quindi sarà super lento. Cioè, impartiamo col normale. Ciao! Ehi! Siamo andati in Ungheria la settimana scorsa, okay. Per voi è un bel po' di tempo fa, ma questo non conta. E abbiamo comprato un po' di cibi che proveremo qui con voi. Inoltre, tengo a dirvi che il vlog di Budapest uscirà alle 14:30, quindi segnatevelo, mettete la sveglia, perché... È più lento. Cominciamo! In questo video proveremo gli snack che abbiamo comprato dall'Ungheria. E sono snack tipici, quindi cose che qua in Italia non ci sono, cose assurde come... Più lento! No, niente spoiler! Scusa! Comunque, abbiamo dei biglietti con su scritto il nome di tutti quanti gli snack. Sì, è un po' troppo bianco, però... Vabbè, ci sono gli biglietti. Estrarremo a caso degli snack e li mangeremo. Allora, chi comincia? Ma che cavolo è? Più lento! Cosa vuoi fare? No, dai, non si capisce niente! Io 1x25! Dispari e io sarò pari. È più veloce. Che fa sempre bim bum. Dispari, inizi tu. No, no, vinto io. Cosa, inizi tu? Decido io chi inizia. Ma da quando decido io chi inizia? Decido io chi inizia. Ma adesso un po' più, chino, più veloce. Questo. Volaton boom. Più veloce. Ma buttalo fuori dall'inquadrazione. Anche questo. Anche questo. Questo era qui dall'inizio. È più veloce. Vabbè, proviamolo. In teoria cos'è? È uno snack tipo Mars? È buono, però assomiglia al Mars, ma non è il Mars. Comunque, approvato da parte mia. Prego, provare. Ma è figo da vedere. Sembra una b***a. Guarda questa b***a, Ma fa cagare. Ma mi piace. Tocca a te. No! Più veloce. Non so cos'è. Hai capito? Anzi, allora, per chi non l'avesse capito, anzi, non l'avete capito, è sta roba qui. Abbiamo scritto in questa maniera perché è come l'ho letto io, no? Biosound. In pratica è un succo al cavolo. È un cavolo quello? Un cavolo. Prima di versarlo. Oh, cazzo! Ah, dentro questo sento tutto l'odore di zio Gino. No, metta qua più veloce. Ah, che schifo, sembra piscio. Sembra che uscisse piscio dalla lettera giallo. Allora, vi dico subito che qua sotto abbiamo un coso per vomitare che penso che userò. Vedi, no! Devi vederlo. Ma perché l'hai assaggiato? Devi vederlo subito. Dica sta mosca. Non male. Ma che schifo. Ma non usami l'alito. No, stai via. Cominciamo bene. Ha provato? Ma col c***o. Devo provarlo anch'io? Assolutamente. No, ma c'è un odore che è impressionante. È acidissimo. Ma chi lo mangia? Ma chi lo beve?
sul cervello sta cosa. Questo. Mogli Augusto Carrano. Sono cibi ungheresi. Luciano. Eccolo qua. Comunque cosa sono? Sono tipo è mais essiccato. Mais essiccato, esatto. Più veloce, anzi più lento. Prova da te. Aspetta, guardate una cosa. Se metto adesso 0.5 secondi. Prova da te. È troppo lento, ma... troppo lento. Al massimo se piccante mi disseto con Saux in Slime. È buono, è una bomba, è un energy drink, wow, tipo la Red Bull, vedete, e riutilizzeremo il bicchiere in cui abbiamo messo il bio Snagenvan. Bello. È identico alla Red Bull, colore è identico. Senza cipolla! Senza cipolla! Allora, provate a indovinare, sono delle patatine al gusto di qualcosa. Se vi dico senza cipolla, cosa vi dico? Cipolla! Kebab! Alla... patatine al gusto di kebab e cipolla. Perché si sa che anche se ti chiedono se vuoi cipolle o no, te la mettono comunque. Come al solito le patatine, sacchetto grosso fino a qua, ma le patatine arrivano fino a qui arrivano. Ma dai, pubblicità! Ma? Non sa di kebab. No, dai, sa di cipolla, ma non sa di kebab. Prova. L'odore è identico. Non so che kebab mangi tu. Io sento solo la cipolla finora. Andiamo avanti nel frattempo. Vai, tocca a te. Un altro bottom boom. Stavolta al gusto di cioccolato bianco. Wow. È al gusto di... prima cioccolato bianco, assaggialo, è la stessa roba di prima, solo che questa no, era sta roba puzza. No, ma puzza tutto. È buono. Non è buono, non è cioccolato bianco, non è cioccolato bianco. Appena lo assaggi capisci cos'è. È tutto. Taci, non mi spoilerare le cose. Sa proprio di colesterolo. Snack. Ora, voi pensate che sia una cosa buona? Uno snack, cosa penserete? Dei cracker? Vi immaginereste mai una cosa del genere? C'è scritto snack, ma è una truffa perché c'è scritto snack e poi sotto ti becchi sta cosa che non c'entra nulla. Eccolo qua, la cosa più buona del mondo. Come lo apriamo? Porca. No! Hai sentito l'odore? Ma scherzo. Non lo vuole neanche mettere a fuoco da quanto fa schifo. È l'atteggiamento che cambia, è l'atteggiamento. Mamma mia, che buono questo snack! Mamma mia! Che mi sono messo. Qualsiasi cosa. Ma cosa stai facendo? Sto provando a mettermi. Dicevo, lo snack migliore del mondo. Fa schifo, Vedete, questo è un pilota, quindi mangeremo i biscotti pilota. In inglese si chiamano piloto cakes. Vedete com'è? Finalmente qualcosa di buono mangio. Questo, vedete, è un omino che fa un massaggio alla spa. È questa cosa qui. È un energy drink al gusto cetriolo. Nelle spa danno l'acqua col cetriolo, no? Capito? Ah, a proposito, a me i cetrioli fanno c***are altamente, proprio schifo, la cosa... Ah!
sentito il cetriolo. Come fai a fare le cose al gusto di cetriolo? Buono. No. Schifo! Non approved, schifo! Wow. Un altro Bolaton Boom! Questo è al gusto di arachidi. Questo è buono. È buono. Fa provare. Vacca boia. Finora questo è il migliore, secondo me. Stop. Questi sono tipo dei biscotti senza zucchero. La marca ovviamente è ungherese. Vacca boia. Che schifo. Salsa lime. Ok, basta, non serve che lo fai vedere così tanto. Basta. Basta! Sono come quelli di prima, anzi no, è completamente diverso. Arachidi al gusto di lime. Questo non è buono. Quello di prima era molto buono. Non mi ricordo cosa sia questo. La bevanda. Ah, bene, questa mi piace. La bevanda che bevono le persone serie. Bevanda, cazzo è? Gusto. Basta pubblicità! Bevanda al gusto anguria, come si può vedere. Come si apre? Dire che è fatto per i bambini, dovrebbe essere facile. Zucchero puro. Bravo, troppo zucchero. Ma cavolo, sta qua. Ti dà una carica che... Non date da bere questa cosa ai vostri figli prima di andare a dormire. Mettilo giù. Dopo zucchero. Sceglie l'altro, però ne sono rimasti solamente due, quindi scegli fra quei due. Sono rimasti questi cosi qui. Io mangio medve. Allora, mi hai dato quindi il Turo Rudi. Turo Rudi, che è un dolce al gusto cioccolato. E vabbè, lo provo. È buono o no? Porca boia. Dentro ha una crema bianca che penso sia latte. Tipo panna? Sì, panna. L'ultimo che mangerò io si chiama medve, che in ungherese vuol dire orso. Dentro c'hanno tutti sti formaggini. Uno manca perché... Buono. L'ho già mangiato. Non ho resistito, sti cose mi piacciono troppo. Praticamente sono dei formaggini e in questo caso sono al gusto di salame ungherese. Cioè, wow! Cosa? Questa incredibile degustazione finisce qui. Ok ragazzi, questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao.